Noi facciamo suonare le piante. Oggi facciamo una dimostrazione sulla musica delle piante e un concerto con tre artisti molto famosi qui a Palermo. Allora, noi attraverso un dispositivo della musica delle piante andiamo a misurare la differenza di potenziale che c'è tra due sensori che sono posizionati uno nella foglia e l'altro nelle radici della pianta, quindi misurando la differenza di potenziale e la variazione che c'è essendo la pianta viva, andiamo ad assegnare ad ogni impulso una nota e quindi la pianta produce una musica. Quello che è accaduto è un vero e proprio concerto interspecie, ossia la pianta, che questa qua è una quercia di una certa specie vegetale, ha interagito con la specie umana e due specie, due esseri viventi hanno comunicato attraverso il linguaggio universale della musica. La pianta riproduce la musica a seconda ovviamente delle stagioni, dell'orario del giorno, della luce, dell'ombra, ma abbiamo visto soprattutto con le persone che sono nella stanza. Risente molto quindi dell'umore anche delle persone, oppure se ci sono dei bambini e quindi in questo caso la musica diventa più vivace, piuttosto che se le persone entrano in uno stato di meditazione o rilassamento profondo, anche in questo caso la musica cambia. Il progetto è partito nel 1976 da Oberto Einaudi, detto Falco, che è il fondatore della Federazione di Comunità di Damanhur nel nord del Piemonte, qui in Italia, che già nel 1976 ha fatto le prime sperimentazioni con appunto i suoi amici dell'epoca tra piante e tecnologia. Ha fatto partire il primo laboratorio di elettronica e durante gli anni lui voleva dimostrare che le piante sono intelligenti e hanno una coscienza. La questo strumento nasce da un filone di ricerca scientifica e ora ha un utilizzo divulgativo di sensibilizzazione e per educare le persone ad apprezzare il fatto che le piante sentono in modo tangibile. E la musica, come diceva Terry durante l'evento, è un linguaggio universale che tocca direttamente i nostri cuori, passa meno dall'intelletto e quindi di conseguenza ci aiuta ad emozionarci sul fatto che una pianta possa emettere dei suoni. Secondo me è molto importante ascoltare le piante perché ci permettono agli esseri umani di ritrovare questa connessione con il mondo vegetale. L'obiettivo di questo evento era far tornare le persone a casa un pochettino più attente sulla sensibilità delle piante. È una cosa che mi sta a cuore perché siamo abituati a pensare che se una pianta non grida, non esce sangue, non è sensibile, visto che non si muove, non scappa, non è animata. E quindi le rispettiamo meno e non ci impressiona potarle, tagliarle, maltrattarle. Questi eventi aiutano ad aumentare la sensibilità della specie umana nei confronti delle specie vegetali.